Ciao, bentornato, io sono Pasquale e oggi scoprirai come una semplice notizia che stavo attendendo da qualche giorno mi ha salvato dal crollo momentaneo delle borse dovuto al virus del pipistrello mangereccio, il famoso innominabile. E infatti, un giorno solo, prima del crollo improvviso, che poi si è protratto appunto per una settimana e chissà per quanto altro tempo si andrà a protrarre, magari anche per qualche altra settimana ancora, ho disinvestito tutto. Ma partiamo dal principio di questa storia, spero che sia con un lieto fine. Come qualcuno sa, se sei anche presente nei gruppi di Telegram di cui faccio parte anch'io, ho paventato diverse volte la volontà di andarmi a trasferire fuori dall'Irlanda, di andare a vivere in un altro posto che sia magari un po' meno umido e un pochino poco più caldo. Per vari motivi, fra cui alcuni problemi di salute mia, che purtroppo non sto a dirti, ma ce ne sono tanti, e anche per stare più vicino ai nonni, visto che ormai da 4 mesi sono diventato papà, e per cui eravamo in valutazione di diverse possibili destinazioni finali nel continente europeo, calduce, calduce. Il fatto se mi trasferirò o meno dipenderà dal fatto se andrò ad accettare o meno l'offerta di lavoro che mi è stata fatta. Perché devo farmi bene un po', ecco, i conti in tasca. Per cui, cosa è successo? Proprio per il fatto che stavo mandando un po' appunto di curriculum in giro, avendo un pochino di esperienza nel mio campo, fortunatamente, devo dire, insomma sono 18, quasi 20 anni, 18-19 anni che faccio questo mestiere, ho ricevuto tantissime offerte di lavoro in pochissimi giorni. Il fatto che stessimo valutando tre diverse destinazioni mi ha fatto fare un po' due conti e mi ha fatto pensare che fra i vari colloqui, la necessità di muoversi, la necessità di andare a prendere una nuova casa, mobili, anche appunto di andare a fare dei viaggi per andare a sostenere dei colloqui all'estero, ho deciso appunto di andare a liquidare tutti i miei investimenti, che tra l'altro fortunatamente erano in attivo da un bel po', e di spostare anche il mio conto di emergenza che stavo creando su Moneyfarm sulla mia banca, che offre un conto deposito ad interessi bassi, ma che sono attivi e garantiti, e che mi permette ovviamente, la cosa più importante, di ritirarli in qualsiasi momento in tempo reale. Poi considerando che Moneyfarm vende le posizioni, ma la loro liquidazione può necessitare anche di una settimana o più, liquidando tutto ho avuto modo anche di ridurre i costi. Infatti se avessi dovuto prelevare per esempio a spizzichi e bocconi, diciamo all'occorrenza, dai miei investimenti, ogni volta che avessi avuto necessità di soldi, avrei pagato le commissioni di volta in volta. Così facendo, ho perso di tutto il mio profitto, solo 2,50 euro per liquidare tutto. Non puoi immaginare come sia sbiancato quando alla fine della settimana ho scoperto che tutti i titoli, gli ETF che avevo nel portafoglio erano andati a scendere in picchiata paurosa. Alcuni hanno fatto un meno 20%, ma la maggior parte di tutti i titoli, gli ETF che avevo, erano andati a un meno 15%. Si potrebbe definire una piccola botta di sederino, anche perché, se hai visto il mio video precedente, io sto puntando ad andare a controllare i miei titoli, appunto il mio portafoglio, massimo una volta al mese. Ed al momento lo guardo solo il venerdì sera, a chiusura del mercato americano, perché sostanzialmente investo solo in quello, e poi anche a sabato mattina per vedere se ci sono delle posizioni da poter aprire e fare delle operazioni. Il fine settimana in questione ho guardato ovviamente solo venerdì, non avendo più titoli nel portafoglio. Prima di continuare ti volevo ricordare che ho un account Patreon e in questo account Patreon pubblico contenuti riservati solo agli iscritti. Puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni, ma mi puoi cominciare a supportare a partire da solo 4 euro al mese, che in Irlanda sono un caffè e una brioche, ma in Italia sono 4 colazioni. Al momento ho una per cui ho un'ottima liquidità nel mio conto deposito. Cosa ho intenzione di fare? Beh, in realtà il mio progetto iniziale era di accettare una delle offerte, farmi i conti in tasca con un ampio margine di sicurezza di tutto quello che sarebbe servito in termini monetari, non so, caparra per l'affitto, gestione delle nuove utenze, trasferimento, viaggio col cane in auto fino a lì, io in aereo non ce lo porto mio figlio, me lo porto in macchina con me, passaporto per il bimbo e così via. E poi di mettere tutto quello che fosse rimasto in un singolo ETF azionario a distribuzione, magari sullo Standard & Poor's 500. Lo scopo a quel punto sarebbe stato quello di ricostruire il mio portafoglio ottimizzato, ovviamente, sulle aziende che magari avevo già in portafoglio e che ora, grazie al virus, che erroneamente è stato quello preso
dalla birra, tutti quanti sanno che è colpa della birra, ma vabbè, lasciamo perdere. Mi sono cambiate molte cose comunque da quelle considerazioni. E sinceramente a questo punto, visto che sono fuori dal mercato, ho in mente di cambiare un poco la modalità di rientro. Perché? Perché penso che per le prossime trimestrali, molte aziende che ho avuto sempre voglia di inserire nel mio portafoglio, per cui di acquistare, soprattutto nel settore tecnologico, mi viene in mente Apple per esempio, ma vabbè, anche Google, Amazon, per cui non solo quelle, dicevo, queste aziende avranno nelle prossime trimestrali, secondo me, un calo. E penso che il mercato non reagisca bene e che i titoli possano fare un altro piccolo tonficino in giù e diventare estremamente, estremamente convenienti. Per cui ho deciso, essendo fuori completamente dal mercato, di starne fuori con un poco di liquidità e di rientrare in determinati punti nel prossimo trimestre. Invece, per quanto riguarda la mia idea iniziale, quella di un ETF sullo Standard Poor's 500, quello che invece andrò a fare è che sì, rientrerò adesso come avevo preventivato, ma per i prossimi mesi lo farò con una modalità di PAC, un po' per calmierare e bilanciare il prezzo medio e per cui evitare di avere delle forti oscillazioni sul prezzo medio. Perché a mio modo di vedere, le aziende growth al momento, visto che sono impicchiate, sono quelle su cui dovrei maggiormente puntare e momentaneamente, solo per un determinato periodo di tempo, vorrei abbandonare la strategia di dividendi che mi ero prefissato all'inizio. So che può sembrare un po' nevrotico, ma visto che sono fuori, non vedo la necessità di investire per forza adesso. Se fossi rimasto dentro, avrei ovviamente tenuto le mie posizioni perché tutto il mio processo di investimento è basato sul lungo periodo. E questi non avrebbero fatto altro che riguadagnare poi nel lungo periodo. Io non avevo nel portafoglio titoli molto volatili, a prescindere, ma anzi estremamente stabili. Che abbiano fatto un bel tonfo così mi ha solo dato modo di ricomprarle a sconto, ma non subito. Bene, se invece sei curioso su dove mi andrò a trasferire, sempre che io accetti ovviamente quest'ultima offerta che ho lasciato in attivo perché le altre sono andato, diciamo, a scartarle, te lo farò sapere con un video dedicato, non un vlog bambinesco, ma insomma una bella analisi dei pro e dei contro su dove andrò a finire e magari ti faccio fare anche un bel giro del posto. Bene, fammi sapere cosa ne pensi della mia botta di sedere e se la scelta che sto facendo di starne fuori in attesa come un colibrì, perché io non sono, diciamo, un falco come Warren Buffett, sia corretta oppure no. Scambiamoci delle idee e fammi sapere cosa hai fatto tu in questo periodo di alti e bassi, anzi di solo bassi, e quali sono i tuoi prossimi passi nel campo dell'investimento. Se il mio video ti è piaciuto, per favore distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.